Grazie, grazie in primis all'associazione e anche a Andrea che ci ha dedicato questo spazio per ben due volte. Io sono qui per l'azienda La Lupinella e noi siamo in località Baccheretto, la parte diciamo un po' più bassa di Montespertoli. È una realtà di 14 ettari, e un territorio, come diceva Andrea, e come la rivoluzione un po' cerca di rappresentare, ha anche un potenziale diversamente noto da quello che storicamente conosciamo. Quindi un territorio ha delle potenzialità che non si limita al solito Chianti. Stasera, come l'altra volta, assaggeremo diverse interpretazioni. Noi in questa sera abbiamo portato il rosato, che è un rosato di Sangiovese, che fa una importante macerazione con le bucce. Cioè, l'idea, infatti, come vedete dal colore, non è un rosato da un colore accesissimo, è più un buccia di cipolla, un più, anche perché gode di un breve affinamento anche in anfora. Della verità, fa sia acciaio sia anfora, e poi mi dico io anche mezz'ora in bauliera per venire qua. Tutto sommato. No, perché l'idea è anche un concetto di evoluzione, un rosato da bersi anche non freschissimo come siamo abituati a fare, citando appunto i nostri cugini d'Oltralpe. Insomma, non nego che il riferimento anche Bandol, insomma, questi rosati che si prestano all'invecchiamento. Ciao, non t'avevo visto. È un'interpretazione che il territorio anche del comune Montespertoli riesce a dare, quindi un ulteriore stimolo in più. A volte si dice: ma perché devo assaggiare questo vino? Ma perché c'ha questa caratteristica e magari altri che non è così comune, ecco. È un rosato, questo è il 2021. La proprietà della Lupinella è la famiglia Vitossi, che magari più conosciuta nel settore della ceramica. Questa è un'azienda di famiglia che hanno dagli anni 70 e che negli ultimi anni ha avuto un po' dei cambiamenti, diciamo, importanti, sia come assetto ma anche come mentalità e come modo di far vino. E siamo contenti di far parte dell'associazione perché ci dà ancora modo di far vedere questo cambiamento, e grazie a voi che spero lo apprezzerete. Ecco, io potrei parlare però, cioè, davanti al tortino di carciofi aspetto che ti ringrazio per l'abbinamento. Insomma, non banale. È sfidante. È sfidante, quindi... Carciofo, sapete che col Sangiovese fa cazzotti sempre. Sul rosa potrebbe riuscirci. Però io apprezzo Andrea, anche perché io da veronelliano credo certe volte si sbagli per amore. Quindi anche se non si incastra nulla il vino, però c'è voglia di bere questo vino. Quindi secondo me questa è la migliore giustificazione. Grazie. Grazie Andrea, buon appetito. I rosa un tempo, giusto due parole, rosa un tempo duravano una stagione, cioè l'estate, e nessuno ve li avrebbe riproposti non solo a settembre-ottobre, ma figuriamoci a gennaio-febbraio. Ecco, questo non è 2022, ma è ancora 2021, ed è quindi, però sentite, un vino ancora perfetto, integro. Stasera non ha paura dei confronti, ha citato Bandol, forse la zona dei rosati più buoni al mondo, ma giustamente bene porsi in alto, poi si fa sempre il tempo a calare. Quindi, ma direi che la Lupinella, al di là degli altri vini, il rosa ha colpito un po' l'immaginario di tanti, anche perché fare questi vini sul mare, farla a partire di Grenache, Syrah, Mourvèdre, un conto, col Sangiovese a Montespertoli è tutt'altro paio di maniche. Quindi ci vuole attenzione sia in vigna che in cantina. Direi che come inizio, che a me piace che ci sia, l'altra volta avevamo due bianchi, questa volta c'è un rosa, perché Montespertoli è sì Chianti riserva, ma è anche altre interpretazioni che i vari produttori danno. Il rosa, un rosa così compiuto, un rosa, normalmente nel Chianti si facevano i salassi, no? Quindi questi rosa un po' più ruspo, un pochino più corposi, ecco, invece fare un prodotto del genere che abbia questa sua dolcezza, questa avvolgenza, non è per niente banale, ma dimostrare che è possibile farlo a Montespertoli è la forza della Lupinella.
Lupinella, ma in generale del territorio. Non è l'unica rosa del territorio, sono convinto che anche in prospettiva col riscaldamento climatico avremo uve del genere a fine agosto, già con una bella struttura, un bel sapore e capacità di fare grandi vini rosa.